Beh, vi saluto davvero con tutto il cuore, anche perché, come diceva il Vescovo, per me è un tornare nella terra d'origine. E d'altra parte, negli anni dell'Episcopato ad Oria facevo parte di questa realtà ecclesiastica che è la provincia, la metropolia, e con piacere, quando sono arrivato, è venuto a salutarmi un giovane frate ricordandomi gli anni dell'Episcopato ad Oria. Ringrazio davvero il Vescovo per la fiducia e anche per l'invito che mi ha rivolto e per questo tema, ecco, che mi permette di approfondire, di studiare, e sento che è profondamente vero quello che San Gregorio Magno, che è oltretutto il protettore di una delle città di Oria, di Manduria, quello che San Gregorio Magno diceva riguardo alla sua esposizione del testo sacro. Diceva ai fedeli: io imparo quello che dicendo a voi ascolto. E quindi l'intervenire, il tornare a riflettere su temi è sempre un essere alunni dell'unico maestro, soprattutto per questo tema così importante. Io credo che i convegni diocesani e i progetti diocesani debbano essere come un porto, laddove possono entrare i grandi pescherecci, possono entrarci le barche più piccole, anche quelle di svago e di turismo. E credo che questa tematica è davvero ampia, in modo tale che poi si possano fare delle riflessioni, individuare delle scelte. E allora entro subito nell'argomento. Il titolo: edificare le comunità, delle comunità corresponsabili. Ecco, tutti ci rendiamo conto che questo verbo edificare fa riferimento ad un mondo specifico, quello dell'architettura. È un ambito che ha a che fare col mistero della Chiesa. Se noi leggiamo il numero 6 della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II, leggiamo che il mistero della Chiesa ci si fa conoscere attraverso immagini varie. E una di queste immagini, appunto, quella della Chiesa come edificio, edificio di Dio, donde il verbo edificare o viceversa. Ma edificare, questo verbo non ha soltanto questo riferimento architettonico, indica anche un atteggiamento, perché edificare è un verbo che riguarda il dare inizio a qualche cosa, ad una costruzione. Ora, con una costruzione si possono fare tante cose, per esempio consolidare. Allora, noi cosa vogliamo fare per le nostre comunità? Vogliamo consolidare l'esistente? Vogliamo rafforzare quello che c'è? Per gli edifici si usa anche il verbo restaurare. E il restauro non cambia in nulla, anzi ripulisce, riporta alla luce. Se c'è stata qualche cosa di trascurato, la rimette in evidenza. Cosa vogliamo fare noi per le nostre comunità parrocchiali? Un'opera di restauro, un po' lifting, di abbellimento, di miglioramento? Oppure intendiamo fare un'opera di riforma? Però a questo punto usiamo una parola un po' pericolosa, una parola che per molti secoli nella Chiesa Cattolica abbiamo evitato, perché la parola di riforma ci rimanda ad un ambito al quale la teologia di controversia apologetica ci opponeva. La riforma
protestante, la riforma luterana. E dunque occorre entrare nel significato di questa parola riforma, oggi molto usata. Anche poco fa è stato richiamato il lavoro di riforma di una istituzione della Curia Romana. Però il verbo riformare lo si usa addirittura per la Chiesa. Cosa può significare riformare la Chiesa? Ecco, senza allontanarci dal linguaggio architettonico, edificare, eccetera, possiamo fare ricorso al verbo ristrutturare. In questo caso significa strutturare su nuove basi, strutturare in forma diversa un edificio senza snaturarlo. Così inteso, si avvicina un senso per noi accettabile di riforma, perché la ristrutturazione dice al tempo stesso la conservazione dell'esistente, il rispetto di una storia, di una tradizione, ma al tempo stesso la risposta a delle domande nuove, delle domande nuove che tornano nel succedersi delle epoche, dei tempi, delle stagioni. Ed ecco allora una provocazione sulla quale tornerò fra poco. Se il verbo edificare ci rimanda alle costruzioni, agli edifici, dunque delle realtà che occupano uno spazio, invece noi siamo provocati ad entrare nell'altra dimensione, la dimensione della storia, la dimensione del tempo. Ieri, lo sapete, è stato canonizzato insieme con altri sei beati il Papa Paolo VI. C'è un'udienza, la cito, del 13 ottobre 1965. Questa data ci dice che siamo nella fase conclusiva del Concilio Vaticano II, in quello che è chiamato l'ultimo periodo. Il Concilio si concluderà il 7 dicembre, l'8 dicembre, la sessione conclusiva del 1965. E Paolo VI tiene un'udienza del mercoledì e sviluppa questo tema, amare la Chiesa. E questo ritorna ripetutamente, lo stile letterario di Montini è davvero da letteratura. E dice così: vi è un'altra linea, un altro metodo di interesse per il rinnovamento della Chiesa, quello che mira non al distacco, all'allontanamento dalla sua strutturazione organica, ecco il verbo ristrutturare, della strutturazione organica, concreta e unitaria, ma al suo avvicinamento, all'accrescimento della sua vitalità. Ecco come Paolo VI si avvicina al linguaggio della storia, del tempo, cioè della sua santità e della sua capacità di rendere vivo e attuale il Vangelo. Questo è il metodo dell'instancabile riforma di cui parla la Costituzione conciliare sulla Chiesa. Era stata approvata l'anno precedente, nel 1964, affinché essa, se ipsam renovare non desinat, non dia mai tregua al suo rinnovamento. Importante questa traduzione che fa Paolo VI. Letteralmente si potrebbe tradurre non si stanchi di rinnovare se stessa. Invece Montini traduce non dia tregua al suo rinnovamento. Quanto a Papa Francesco, la riforma della Chiesa, lo disse nel discorso alla Curia Romana del 22 dicembre 2016, deve seguire l'antico adagio
che illustra la dinamica degli esercizi spirituali. E qui ci sono dei verbi, lo dirò subito dopo. Vedete, se volessimo fare un paragone letterario fra lo stile di Montini, lo stile di Paolo VI e lo stile di Francesco, dovremmo tenere presente questa singolarità, questa attenzione. Montini girava attorno alla realtà moltiplicando gli aggettivi. C'è un famosissimo discorso che io ripresi proprio come inaugurazione della specializzazione nell'Istituto Teologico Pugliese, il discorso che fece Montini appunto il 7 dicembre del 65, concludendo il concilio. Mette al centro l'uomo e a quest'uomo ci gira attorno attraverso tanti aggettivi: l'uomo desideroso, l'uomo scontento, l'uomo stanco, l'uomo affaticato. Se noi vogliamo intendere la mente di Papa Francesco, non dobbiamo guardare agli aggettivi, ma soprattutto ai verbi. E farò ancora degli altri esempi. Ma questo è un adagio che riguarda il metodo degli esercizi spirituali, quindi un metodo ignaziano. Ma vedete questi verbi, è un latino facilissimo: deformata, reformare, cioè dare nuova forma a ciò che è deforme, cioè a chi ha perduto la forma. Poi reformata, conformare, rendere ancora più somigliante. Qui evidentemente negli esercizi spirituali è Cristo. Conformata, confirmare, e poi confirmata, trasformare. Ecco, nel nostro caso è un po' come quando si dà mano a un'opera, quando comincia a edificare. Cosa fa l'architetto, cosa fa il progettista? E dice: che cosa devo fare? A che scopo sto facendo questa costruzione? Perché lo faccio? A che scopo? In quale contesto devo operare? Quello che faccio deve essere utile soltanto a me? E qui emerge l'animo pugliese, anche se oggi è un pochino cambiata la situazione. Quando ero ragazzo in Puglia i genitori facevano una casa nuova, ma la facevano non soltanto per sé, ma per farci abitare i figli, quando la società era più stabile, più statica. Ma adesso i figli vanno a lavorare altrove e le cose cambiano, no? Mi diceva un signore ad Albano: io avevo la casa grande per farci abitare tre figli, adesso che si sono sposati tutti, che ci faccio io in quella casa grande? Cercherò un'altra casa. Ecco, questa casa, ma per la Chiesa e nella Chiesa questa è una domanda importante, per una comunità parrocchiale la domanda è importante. Questa edificazione della comunità la faccio per me, per star bene adesso, o la faccio anche per un domani? Ecco la progettazione, no? Il prendere qualcosa e proiettarla in avanti. Per cui una volta la domanda poteva essere questa: Chiesa, come stai? Stai in buona salute? Stai in cattiva salute? Rimane sempre importante la domanda: Chiesa, dove stai? Non vi mettete a ridere, ma nella mia diocesi ad Albano c'è qualche sacerdote che ha i suoi parenti in Puglia, no? Allora ce n'è uno che ha i suoi parenti a Gallipoli ed è andato a trovarli il mese scorso e mi ha mandato un messaggio: vuoi che ti porto qualcosa? E io gli ho risposto sul messaggio: i pomodori. E poi quando l'ho rivisto ad Albano ho detto: i pomodori?
Dice, ma io pensavo che lei stesse scherzando. No, no, io volevo i pomodori davvero. Perché i pomodori come crescono in Puglia non hanno il sapore dei pomodori che crescono sui castelli, diremmo. Ecco, dove stai? Per la Chiesa è importante il dove. Dove stai? Ma adesso c'è l'altra domanda. Chiesa, dove vai? Dove stai andando? Dove stai andando? Parlerò, lo vedete nello schema, il discernimento dei segni dei tempi. Parlerò un po' anche del discernimento, perché il discernimento mi dice dove devo andare. Il discernimento ti aiuta a collocarti nella storia. Il Papa dice spesso che il discernimento è un processo, processione, procedere, andare avanti, ma aperto, aperto. Dunque, quando è un tema, l'ordine del giorno nella diocesi di Albano, l'anno scorso nella pastorale scolastica, la pastorale scolastica che si adegua ai nostri ai progetti diocesani, ha fatto un'attività con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema del discernimento. Beh, una parola un pochino complicata per gli studenti di oggi. E allora gli studenti della scuola, di una scuola superiore, hanno proposto il tema e l'hanno proposto in linguaggio romanesco. E mo ndo vado? Si capisce, vero? Il romano è un dialetto simpatico come il napoletano. E mo ndo vado? Ecco, adesso dove vai? Ecco, traduciamo così. Edificare comunità corresponsabili. E poi proprio questa parola, corresponsabilità, è una parola molto impegnativa. Già la parola responsabilità mi fa guardare al futuro, al domani. Quindi non si tratta di gestire una situazione, per quanto non sia una situazione complicata quella dell'oggi, anche per la vita della Chiesa, ma non dobbiamo farci catturare da questo, non dobbiamo perdere la progettualità. La parola responsabilità mi dice di guardare avanti, ma la parola corresponsabilità dice che questo devo farlo insieme con altri. E allora, ecco alcune domande. Come saranno domani le nostre comunità parrocchiali? C'è corresponsabilità? Quando il Papa Francesco ha inaugurato l'assemblea del Sinodo dei Vescovi attualmente in atto, questa sui giovani come si dice, eccetera, è tornato su di un discorso molto importante, dicendo che occorre superare con decisione la piaga del clericalismo. Notate che quando il Papa dice clericalismo non indica il comportamento dei chierici o dei preti, anche perché a volte dice ridendo che ci sono alcuni laici che sono più preti dei preti, o anche viceversa. Indica uno stile, che è qualcosa di più profondo. E in questo discorso del 3 ottobre scorso l'ha denunciato come una perversione. Cioè, perversione è qualcosa che doveva andare da qualche parte, invece va dall'altra. Mondo vai, sta andando esattamente dalla parte opposta. Invece diremmo chi comincia gli esercizi spirituali secondo il metodo ignaziano comincia a esaminare i propri desideri, le proprie intenzioni e dice: guarda i tuoi desideri, dove ti stanno portando? Quello per cui tu perdi tanto tempo, quello per cui tu tutto organizzi senza fartene accorgere, ma organizzi tutto perché poi le cose vadano in un senso o nell'altro, dove ti stanno portando questi desideri? Ecco la perversione.
ti porta dalla parte opposta dalla quale tu dovresti andare. Nasce da una visione elitaria ed escludente della vocazione. E veramente io sono stato tanti anni nel seminario, vedo anche i nostri sacerdoti sono stati pure alunni miei, quindi non sono del tutto giovane. Il problema per un prete, e questo mi riferisco anche alle tante questioni, che non è di sbagliare, di cadere in errore, di avere un momento di debolezza, ma di progettarsi, anche volendo diventar prete, per questa perversione, cioè per andare esattamente dall'altra parte da dove dovrebbe mandare, vorrebbe che tu andassi il Signore Gesù, quando dice eccomi, manda me, ma io nella mia intenzione mi organizzo tutto il tempo, magari tutti gli anni della mia formazione nel seminario, per andare esattamente dall'altra parte. Interpreta il ministero ricevuto come un potere da esercitare, piuttosto che un servizio gratuito e generoso da offrire. E questo conduce a ritenere di appartenere a un gruppo che possiede tutte le risposte e non c'ha più bisogno di ascoltare. Tornerò su questo tema dell'ascoltare, un mestiere che si è un po' dimenticato, no? Nella cultura, chiamiamola così, di oggi, o fa finta di ascoltare. Ecco, alla luce di questi interrogativi, nel mio intervento in pratica desidero commentare questa frase che c'è in Evangelii Gaudium, la citerò spesso, questa esortazione apostolica, lo vedete, che è un punto di riferimento molto importante. È da qui che capiamo la spinta che anche il Papa vuole dare alla Chiesa verso cui cammina insieme con noi. Il testo che voi trovate citato su questo foglio verde, Evangelii Gaudium numero 223. Rientra in una questione spazio-tempo alla quale accennavo, ma poi dopo farò dei riferimenti. Dice così: cosa significa dare priorità al tempo? Significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Vedete, nella intenzione del Papa non è quello di contrapporre lo spazio al tempo, egli si muove secondo uno schema particolare. Romano Guardini la chiamava opposizione polare, cioè si tratta di quasi confrontare due realtà in modo tale che si arricchiscano vicendevolmente. Allora, significa iniziare processi. Quando il Papa parla anche in privato di questo, con la mano, essendo latinoamericano e un po' meridionale come noi, diciamo, e quando è venuto fatto da Ugento a Molfetta, eccetera, mi ha detto in privato: quanto è bello il vostro mare. Perché io ho detto: ma chi ha visto il mare di Molfetta, del porto di Molfetta? Ora, dire che è molto bello, io ci sono stato tutta una vita a Molfetta, non è che sia proprio tanto bello. Poi chi stava con lui nell'elicottero dice: no, si riferiva a quello che ha visto dall'elicottero andando dal Salento fino a Molfetta. Quindi il Papa gesticola un po' quando parla, no? E quando dice spazi fa in questa maniera, questo senso della occupazione. Il tempo ordina gli spazi, li illumina, li trasforma in una catena in costante crescita, senza retromarce. E poi qui c'è la frase: si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi. Le azioni che generano nuovi dinamismi. Quando ne parlo con i miei sacerdoti ad Albano, dico: va bene, comincio un nuovo anno pastorale. Allora devo fare le prime comunioni, devo fare le cresime, poi organizzo una bella gita, anche per fare un pochino di soldini. Ecco,
occupare gli spazi. Sì, queste cose, ma non è la maniera giusta di affrontare un nuovo cammino, anno pastorale, fare quello che si è sempre fatto. Che coinvolgono, ecco, la corresponsabilità, no? Azioni che generano nuovi cammini, che coinvolgono altre persone, che poi le porteranno avanti finché fruttifichino. Vedete i verbi? Vedete i verbi? Generare nuovi dinamismi, coinvolgere altre persone, fruttificare, portare avanti. In qualche maniera questi verbi si sovrappongono a quelli che già troviamo al numero 24 di Evangelii Gaudium. Li leggo. La Chiesa in uscita e la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa. Non stanno ad aspettare, vediamo come vanno le cose, poi io mi aggiusto. Prendono l'iniziativa e quindi anche un po' di rischio. Si coinvolgono, non se ne stanno a guardare alla finestra cosa fanno gli altri. E poi si tagliano i panni addosso, il chiacchiericcio di cui ha parlato anche nell'omelia di ieri il Papa, che accompagnano lo stare insieme, il camminare insieme, che fruttificano e che festeggiano. E c'è Don Vincenzo qui, quale parla di Chiesa in uscita. E qual è lo sbocco della Chiesa in uscita? Se noi prendiamo questa sequenza di verbi, lo sbocco della Chiesa in uscita non è andare da qualche parte. Lo sbocco è la festa. Questo è dove tutti questi verbi conducono. E se vogliamo concretizzarla meglio, è la messa della domenica. Vabbè, ci abbiate un vescovo liturgista, quindi piove sul bagnato. Sono tutti verbi di azione che ci fanno uscire dagli spazi per metterci nei processi, nei processi. Ecco, si tratta di un principio, è l'unico di cui il Papa, rispetto agli altri che si trovano nel capitolo 4 di Evangelii Gaudium, è un capitolo che riguarda la dimensione sociale dell'evangelizzazione. Allora si dice che tante altre cose, ma questo è l'unico di cui il Papa dice vale per l'evangelizzazione, che richiede di tenere presente l'orizzonte, quindi è l'annuncio missionario, la missionalità, il Vangelo, tenere presente l'orizzonte, adottare i processi possibili, la strada lunga. Ecco, l'occupare gli spazi è la strada breve. Quando ero nel seminario, Monsignor Miglietta diceva, ricordatevi, nella pastorale, nella vita, la strada corta è sempre la più lunga e la strada lunga è sempre la più corta. Cioè non si cercano scorciatoie nelle cose serie, bisogna accettare la fatica del processo. E porta l'esempio della parabola del grano e della zizzania, che descrive un aspetto importante della evangelizzazione. Il nemico occupa gli spazi, ma Gesù dice abbiate pazienza, perché quando il grano crescerà ci penserà lui a farsi vedere come stanno davvero le cose. Ecco, nel discorso di apertura all'assemblea sinodale, quello che ho citato prima, Francesco ha incoraggiato a frequentare il futuro, frequentare il futuro. E ha detto così: far germogliare sogni. Vedete, non sono immagini letterarie. C'è scritto nei profeti: i vostri anziani avranno sogni e i vostri giovani avranno visioni.
far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani, ispiri ai giovani la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo. Ecco allora il problema, la nostra, nella progettazione pastorale non si può navigare a vista, che facciamo oggi, che faccio quest'anno, cioè, non si può navigare a vista. Ho citato un testo di un filosofo dell'educazione che ha dato molto anche alla crescita delle nostre chiese in Puglia. Negli anni in cui ero in Puglia era spesso invitato, soprattutto nei progetti catechistici dell'Istituto Pastorale Pugliese, e si chiama Duccio Demetrio, un filosofo dell'educazione, molto è un ateo. Ricordo che quando anni fa lo chiamai ad un convegno nella mia diocesi, tutti si stupirono che alla fine fosse un ateo, sembrava più credente di tutti gli altri. Ora dice che la pastorale, come l'educazione, ha bisogno che le si imprima una direzione, non la si abbandoni alla deriva della casualità, dell'accidentalità, del fortuito. Ha bisogno di idealità lungimiranti, generose, per rinnovare se stessa e aiutarci a non smarrire le nostre mete. Ecco, ora tutto questo noi possiamo farlo con quello che abitualmente chiamiamo il discernimento come metodo pastorale. E io citerò qui il Concilio Vaticano II, e al numero 2 trovate il discernimento dei segni dei tempi e trovate delle citazioni. Io ho preferito queste due di Gaudium et Spes, che sono le più importanti. C'è un passaggio in Presbyterorum d'Ordinis in cui dice che ai presbiteri spetta soprattutto il discernimento, eccetera. Non voglio canonizzare il Concilio, perché il Concilio Vaticano II è un atto importante della Chiesa, però è collocato in una fase storica, e la fase storica è quella che ho ricordato degli anni 60. Chi ha vissuto quegli anni, gli anni 60, io li ho vissuti, è 1968, in questo 2018 si parla tanto del 1968, che cominciò nell'Università Cattolica a Milano in Italia, e quindi questa utopia, e c'era l'ottimismo del cambiare il mondo, e il Concilio, soprattutto questo documento sulla Costituzione della Chiesa nel mondo contemporaneo, condivide l'ottimismo, le grandi speranze di quel momento. Ma non sarebbe stata nel mondo contemporaneo se quella Costituzione non fosse stata ottimista. Oggi noi viviamo nel 2018 e non siamo più tanto ottimisti, diremmo, riguardo al domani. Per cui appena ti dicono che probabilmente potrei andarti in pensione, non so, eccetera, uno dice: meno male, almeno sto recuperando qualche mese rispetto a prima. Ora, il Concilio è ottimista, però cogliamo quello che ci dice, diremmo. Poi lo aggiungo: è dovere permanente della Chiesa quello di scrutare i segni dei tempi. Scrutare non significa, beh, vediamo cosa è successo oggi. No, scrutare significa cercare di andare a fondo, un po' come, no? E questo è l'atteggiamento che noi facciamo per scrutare gli orizzonti. E interpretarli alla luce del Vangelo. Scrutarli e interpretarli. Un filosofo ebreo, ma questo non significa che non dica delle cose interessanti, a scuola lo studiavamo, al liceo, Baruch Spinoza, Benedetto Spinoza, nella sua opera
finale, non la termina neppure, non finisce di scriverla perché muore. Il trattato politico dice così: mi sono preoccupato di non irridere le azioni umane, cioè di non prendere in giro le persone, ma neanche di piangere sui tempi cattivi e neppure di detestarli. Il mio proposito è quello di capirli. Ecco, noi non dobbiamo disprezzare il tempo nel quale viviamo, è un tempo difficile, ma vedete, il Signore ci ha chiamato, è un'opportunità, eh? Non è una cosa brutta. Ho citato un testo di San Agostino, in cui fa parlare il Signore, dice: ti meravigli che il mondo va in rovina? Ma chi che ti meravigli? Il mondo è come te, eri giovane, stai diventando vecchio, ti sono venute le malattie e sono tanti gli acciacchi della vecchiaia, la tosse, il catarro, la stanchezza. L'uomo è invecchiato, è invecchiato anche il mondo, che è pieno di tribolazione. E questo se uno legge soltanto il tempo, ma se poi lo scruta e lo interpreta alla luce del Vangelo, ecco che Agostino dice: ma il Signore ti ha fatto una piccola grazia, quella di farti nascere proprio nella vecchiaia del mondo, per rinnovarle insieme con Cristo questo mondo. Ad Abramo, ormai vecchio, nacque un figlio, perché Cristo doveva venire nella vecchiaia, e venne quando tutto stava invecchiando e ti fece nuovo. Desidera ringiovanire insieme con Cristo. Ecco come si leggono i tempi, anche i tempi difficili. Un moralista molto bravo degli miei tempi diceva: scopriremo sempre la calligrafia del Signore prima di volgere la nostra attenzione alle linee storte, su cui, sapete quel proverbio, no? Che Dio scrive diritto sulle nostre linee storte. Scopriremo pieni di gratitudine i segni dei tempi positivi e giovevoli, e poi saremo in grado di affrontare anche i segni che ci sfidano. Ecco, questo professore di morale, padre Bernard Ehring, faceva parte della commissione che scrisse Gaudium et Spes. E nella commissione disse: ma non parlate soltanto dei segni positivi, perché verranno anche dei segni negativi che ci sfidano. Anche di quelli noi dobbiamo leggerli. E lui dice: e saremo in grado di affrontare anche i segni che ci sfidano. La vigilanza, egli chiama vigilanza il discernimento, ci fornisce il discernimento sulle priorità. Dirige la nostra attenzione anche sui piccoli passi e sulle difficoltà temporanee. Ricordate quello che scrive Francesco in Amoris Laetitia, o meglio riporta in Amoris Laetitia, perché l'aveva detto già: dei piccoli passi compiuti con fatica nel progresso valgono molto di più della corsa di Piero Mennea, tanto per dire un pugliese. Ecco, i segni dei tempi vanno non soltanto però letti, scrutati, valutati, ma i segni dei tempi vanno anche provocati. Ecco il nostro compito di cristiani, di non tenere la coda alla storia. La profezia significa che noi non stiamo lì a trovare le toppe per le situazioni sbagliate, ma il profeta guarda avanti. Siamo chiamati a essere non lettori della storia, facciamolo fare ad altri il mestiere. Noi siamo chiamati ad essere attori, facitori di storia. Ecco, questo per quello che riguarda il verbo discernere. C'è un bellissimo testo, perché è vero che adesso c'è Francesco che ce lo ripete,
questo verbo discernere. Però la Chiesa in Italia sta usando il verbo discernimento e il discernimento comunitario. Vedete, almeno dal 1985 c'è il documento, appunto, sulla, dopo il convegno di Palermo, eccetera, in cui si parla di discernimento, e di discernimento comunitario, o meglio dire, in comune. Parla di disponibilità a lasciarsi interpellare dagli avvenimenti, capacità di interpretare la storia in atteggiamento di ascolto, eccetera, volontà di servizio, con delle convinzioni forti. E la prima convinzione forte è che Dio lascia sempre dei segni nella storia. Dio lascia sempre dei segni nella storia. Questo è profondamente ignaziano, questo metodo, è profondamente gesuitico. Il principio di Ignazio è questo, è trovare Dio in tutte le cose, perché Dio, dopo il diluvio universale, ha fatto una promessa: non distruggerò mai più questo mondo. E quindi Dio abita questa storia. Siamo noi che magari vogliamo fuggircene, ma Dio la abita questa storia e lascia le sue impronte. Dio non sorvola la storia come un aereo, lasciandovi delle ombre, ma la guida dal di dentro, con la forza dello Spirito che riempie l'universo. Ecco allora la meraviglia. Noi lo vediamo invecchiare questo mondo, ma noi dobbiamo avere la consapevolezza che Dio sta rinnovando queste cose. Abbiamo cantato l'inno allo Spirito Santo, no? Manda il tuo Spirito e rinnova tutte le cose. E noi dobbiamo interpellare e ritrovare questi segni, queste domande di Dio, queste tracce dell'Eterno. E chi deve fare tutto questo? Non il singolo eroe. La Chiesa non è fatta di eroi singoli. L'eroe che è sul suo cavallo e con la rosa in bocca cammina e sotto c'erano le macerie di un mondo distrutto. No, la Chiesa è un soggetto storico. Dice il Concilio Vaticano II, quando parla della Chiesa come popolo di Dio: Dio non ci ha creati uno ad uno e poi ha detto, beh, cercate di non rompervi l'un l'altro. Ha fatto un popolo che lo riconoscesse nella verità. Ecco allora, il soggetto è il popolo di Dio. Ecco la citazione di Gaudium et Spes 11. Il popolo di Dio cerca di discernere. Non è operazione che possa fare... Ecco, in genere, spero che non lo facciate, io ho trovato il modo per non farlo fare nei convegni della mia diocesi. Ma alla fine, in genere, di un convegno, ma questa è esperienza vecchia, no? È quello che lei ci ha detto, Don Marcello, è tanto bello, tanto interessante. E adesso cosa dobbiamo fare? E ti devo dire io quello che devi fare. Io ti sto dando gli attrezzi, sto cercando di indicartene. Adesso mangiatevi un po' voi la testa, cosa dovete fare a Castellaneta. Io al massimo ti posso dire quello che cerco di fare ad Albano con i miei sacerdoti, al massimo, tanto per dire che faccio qualcosa. Ma qui è il discernimento in comune. Cioè ognuno deve dare il suo apporto, la sua crescita. Azioni che generano nuovi dinamismi. Nuovi dinamismi. Ora, c'è un passaggio di Evangelii Gaudium, il numero 27 di Evangelii Gaudium, credo che sia citato qui, in cui Francesco scrive così: sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio
ogni struttura ecclesiale diventino canale adeguato per l'evangelizzazione. Vi prego di fare attenzione a questa frase di Evangelii Gaudium 27. La prima cosa che il Papa dice: sogno una scelta missionaria. Se tu non sogni niente, è inutile che cambi gli orari, è inutile che cambi il linguaggio, è inutile che cambi la struttura. Se non stai sognando niente, è inutile fare questi cambiamenti. Cioè, questi cambiamenti conseguono al sogno che tu hai. Dicono gli psicologi che il desiderio è la molla dell'azione, e la parola desiderio dice la percezione che ti manca qualche cosa, no? Sidera sono le stelle, desiderio manca qualche cosa. Allora ma tutto comincia così. Gesù incontra, o meglio sente, che ci stanno due discepoli che gli stanno camminando dietro. Non sapete questo passo del Vangelo, no? All'inizio del Vangelo secondo Giovanni dice: chi sono questi? Si gira e dice: che cercate? Che cosa vi manca? Se stai cercando qualcosa, ti manca qualcosa, no? Cana di Galilea, questo banchetto di nozze, manca il vino. Se il vino non fosse mancato, Gesù non avrebbe fatto nulla. Vedete quante cose nascono dalla percezione della mancanza, dal desiderio. Ci sono tutte queste folle che seguono Gesù perché lo ascoltano, eccetera, alla fine hanno fame pure loro. Beh, che ci avete da mangiare? Che ci abbiamo da mangiare? Cinque pani e due pesci, e che basta? Non è niente, manca qualcosa. E Gesù dice: date da mangiare. Vedete quante cose dalla mancanza. Abbiamo citato nel testo della Evangelii Gaudium, no? Numero 120, la Samaritana. No? La Samaritana, appena terminato il suo dialogo con Gesù, diventa missionaria. Sì, ma come comincia la storia della Samaritana? Va a chiamare tuo marito. Dice: io non ce l'ho il marito, gli manca. E Gesù dice: sì, hai ragione, ce n'hai sette, ma ti manca davvero il marito. Vedete come Gesù comincia dai desideri, dalle mancanze, eccetera. Ecco il nostro discorso, no? Allora, sogno una scelta missionaria. Se tu non la sogni, se non hai sogni, sarai un buon organizzatore della parrocchia, ma non sarai uno che genera azioni nuove. E insomma, anche nella famiglia, il figlio lo sia cominciando a desiderarlo. A desiderarlo. Altrimenti siamo come le mucche che fanno i vitellini. Ma noi non siamo le mucche che fanno i vitellini. Nella famiglia cristiana, no? Una volta il Papa disse che non si fanno come i conigli, poi una volta parlando disse: ho sbagliato, non dovevo dire quella frase, mi è uscita proprio così. E io gli dissi: io ho capito, e spero che abbiano capito anche gli altri, senza andare a criticare. No, il Papa quando parla non è mica l'oracolo di Delfo che ha le sentenze come nella storia antica. Che cosa distingue l'organizzatore da chi edifica comunità responsabile? Il sogno, il progetto. E sulla base di questo poi viene tutto. La riforma delle strutture esige la conversione pastorale. Ecco quello che dicevo all'inizio: a che servono i nostri convegni? Non per dirti che devi fare, poi dopo ci saranno le riflessioni, i gruppi di studio, l'esame, eccetera. E poi c'è un posto molto importante, il Evangelii Gaudium 35. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata
di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. A volte siamo davvero affannati, devo finire il programma. No. Adesso neanche i professori a scuola si preoccupano più di finire il programma. Magari se il mio professore al liceo, nel seminario, si fosse un pochino preoccupato di finire il programma della filosofia moderna, non avrei conosciuto soltanto Hegel, avrei conosciuto anche qualche, ma siamo stati 5 mesi a parlare di Hegel e poi l'anno scolastico è finito, e di tutto quello che stava succedendo nel fermento culturale in Italia ho dovuto impararmelo successivamente. Non è ossessionata. Quando si assume un obiettivo pastorale che arrivi a tutti, senza eccezioni né esclusioni, allora l'annuncio si concentra sull'essenziale. Vedete, se uno fa la cipolla, alla fine per arrivare all'essenziale della cipolla si mette a piangere, perché la cipolla ti fa piangere e poi alla fine non ti rimane proprio niente, no? All'essenziale, su quello che è più bello, su quello che è più grande, su quello che è più attraente ed è più necessario. Ecco, qui il Papa parla della gerarchia delle verità, di cui si era parlato anche nell'ecumenismo al Vaticano II, e aggiunge anche la gerarchia delle virtù. Sapete come io nella mia diocesi spiego questa gerarchia delle verità? Ho 5 minuti ancora. Sapete come lo spiego? È un fatto che mi è successo proprio perché venivo in Puglia e andavo a Lecce, quindi potevo prendere il treno. Ma cari miei, per arrivare qui col treno ho fatto più presto che prendere l'aereo e arrivare a Bari, perché la linea per Taranto comincia a essere complicata, eccetera. Bene. Prendo il treno, c'è un bel treno del 2:30, qualche cosa, il tempo giusto per farci una pennichella, no? Nella prima parte, finché non arrivi a Formia, a Gaeta, eccetera, poi attraverso l'Irpinia ti riposi, ti prendi un giornale, un libro, leggi e stai quelle 2 ore tranquillo in treno. Ebbene, era proprio la prima ora delle 5 ore e mezzo che ci impiega la Freccia Argento per arrivare a Lecce. Era proprio la prima ora, cioè quella della pennichella, cioè dalle 2:30 alle 3:30, alle 4. Quindi vedete come io mi ero già ben disposto a vivere questo gaudio, perché io non sono mica milanese che devi lavorare, no, io mi devo fare pure la pennichella. Silenzio, non so se voi ha imparato qua. Bene. Sto disposto nel treno e all'altezza di Gaeta, di coso, salgono un gruppo di militari e di persone, eccetera, alla prima fermata. E volevano parlare, parlavano fra di loro. In quei tempi era uscito il libro di Dan Brown, quello famoso, sì, eccetera. Bene. E quindi parlavano, hai letto Dan Brown? E uno diceva, e pensare che a me al catechismo queste cose non me l'hanno dette, e io cercavo di, dico, mo speriamo che mi addormento. C'era uno vicino a me, davanti a me, il quale mi comincia a fare le domande. Spero di non offendere, di non disturbare nessuno. Delle domande sulla verginità della Madonna. A lei è sacerdote? Sì, sono sacerdote. E lei dice, guardi, e mi comincia a esporre i suoi problemi sulla verginità della Madonna. Io cercavo di farlo parlare per capire che cosa andavo trovando, e ogni tanto dopo qualche risposta, ma questo non l'aspetteva, e io volevo dormire. A un certo momento, ecco, manda il tuo spirito e tutto si risveglia. Il Signore mi ha mandato lo Spirito Santo e io gli ho fatto una domanda. Dico, senta, la vedo così interessato, ma lei ci crede nell'esistenza di Dio? No, per carità. E mi sta a parlare della verginità della Madonna. Ecco la gerarchia delle verità. Chiaro, è inutile che stiamo a parlare della verginità della Madonna se tu non credi nell'esistenza di Dio. Cominciamo da un'idea essenziale, bella, e poi parleremo anche del resto.
Ora, nel mondo in cui noi stiamo vivendo, c'è un simpatico blog, Don Vito Mignozzi lo conosce, e ho conosciuto pure l'autore in un'occasione particolare, un blog di un sacerdote veronese, se non sbaglio, si chiama Giobba.it, lo conoscete? Fa le vignette sulla messa domenicale. Fa le vignette sulla messa domenicale, molto simpatiche. Quella che c'è nella domenica scorsa, no? Nella domenica scorsa, c'è, dice: adesso ho capito che ha ragione mia madre perché devo andare al catechismo. Cioè, perché? Cioè, perché se io vado al catechismo faccio quello che mi dicono i preti e mi salvo la vita. Se faccio quello che dice Gesù Cristo, vedi com'è finito lui. Bene, diamo queste idee belle e grandi e poi diremo tutto il resto. Nel mondo di oggi, nel mondo di oggi, questo è molto importante, molto importante. E va bene. Poi ci sono altri testi, vado alla fine. Azioni che generano nuovi dinamismi. Questo è il nostro impegno. Vedete, vi chiederei di riprendere quello che l'Episcopato italiano ha detto all'epoca del convegno di Verona. Il vescovo viene da Firenze, dopo c'è stato l'altro convegno a Firenze sull'umanesimo, eccetera, ma il ciclo precedente a Verona. Ecco, nel nota pastorale Rigenerati per una speranza viva, l'Episcopato italiano diceva così: l'attuale impostazione pastorale, centrata prevalentemente sui tre compiti fondamentali della Chiesa, l'annuncio del Vangelo, la liturgia e la testimonianza della carità, pur essendo teologicamente fondata, non di rado può apparire settoriale, non sempre in grado di cogliere le domande profonde delle persone. E dunque la proposta di mettere la persona al centro, cioè ricominciare, cioè stare nell'ufficio parrocchiale, non soltanto per preparare un documento. Forse i nostri parroci che andavano al bar e si prendevano il caffè, si muovevano la sigaretta, con la gente ci parlavano un po' di più di quanto non lo facciamo noi, che magari restringiamo la nostra attenzione ai cosiddetti laici impegnati, cioè che sono i nostri collaboratori. Ma guarda caso, proprio perché sono talmente impegnati a lavorare insieme con noi, dicono le stesse cose che diciamo noi. Quindi ci diamo ragione vicendevolmente. Invece qualche buon laico, qualche buon cristiano, qualche buon battezzato, che magari è in grado di aprirci qualche spicchio un po' diverso della realtà. E per essere laico, quello che occorre è anzitutto essere battezzati e vivere la vita di grazia. Non è che poi dopo, per qualche laico, è molto più importante avere un incarico nella parrocchia che vivere la vita di grazia? O come scherzando dicevo con Don Vito Mignozzi, come qualche prete che ritiene sia più importante il carattere sacramentale della grazia sacramentale. Ma col carattere battesimale andiamo pure all'inferno. In paradiso andiamo soltanto con la grazia. Non so se sto... Ecco, e ce ne sanno tante delle persone che possono aprirci a questo rapporto con le persone, e con quegli ambiti di vita, del lavoro. Non sono ambiti problematici questi, il lavoro, le fragilità della famiglia. In quale famiglia non c'è fragilità? Quando i vescovi tedeschi all'epoca del sinodo sulla famiglia fecero il loro gruppo di studio, il moderatore disse: facciamo una cosa, prima di parlare delle famiglie degli altri,
parliamo delle nostre famiglie. La sorpresa era che in tutte le famiglie c'era, Lecce si dice che i guai della pignata li conosce, ecco, sapete dirlo anche in un dialetto fra il leccese e il tarantino. Bene. E quindi riprendere questi spazi dalla vita, anche il documento della CEI Incontriamo Gesù sulla catechesi sottolinea questi aspetti, queste soglie della vita, coinvolgendo altre persone. Questa è la sinodalità, Ora, coinvolgimento di altre persone. E qui ci sono anche delle domande: per quali ragioni io continuo a stare in parrocchia? Per quali ragioni io resisto alla tentazione di andarmene? E fra queste ragioni quali sono le più forti? Perché la ragione più forte deve essere la consapevolezza del battesimo e la vita di grazia che ci tiene tutti insieme. E questa è la ragione fondamentale, che poi possiamo andare d'accordo, che poi possiamo avere gli stessi progetti. Questo è molto importante. Su questo, ecco, io credo che non sia il caso di entrare molto nel dettaglio. L'attenzione è ovviamente ai luoghi di consiglio, i consigli pastorali, e intendo anche quelli degli affari economici, perché senza i soldi non andiamo da nessuna parte, anche per ristrutturare una chiesa, voglio dire, no? E ci sono tanti di questi, l'oratorio, e che ci vogliono anche queste energie, ma come si spendono? Una volta in un convegno che ho fatto nella mia diocesi, 4-5 anni fa, con i responsabili degli affari economici, intanto ho scoperto gli altarini, perché la prima volta alcuni dissero: non sapevamo neanche di fare parte del Consiglio degli Affari Economici, se non avessimo ricevuto l'invito. Io non sapevo nulla che facevo parte. Va bene, superato questo ostacolo. Una volta in piena assemblea un responsabile del Consiglio degli Affari Economici dice: noi abbiamo speso 5.000 euro per la fotocopiatrice, quando i nostri problemi sono altri, che entra acqua nella chiesa quando piove. Allora è giusto spendere 5.000 euro per la casa, per la fotocopiatrice a colori che poi non la sapevano manco usare, quando invece occorrono anche i consigli di affari economici, perché le scelte anche economici si fanno sulla base di un progetto pastorale, Ecco, questo è molto importante, lavorare su questo, i consigli parrocchiali diocesano, perché noi come vescovi dobbiamo dare il buon esempio, penso, e i consigli parrocchiali. Se non si fanno, io ricordo quando è morto, pace sepultis, il vescovo di Lecce, l'hai conosciuto, Ruppi, e volle fare il sinodo diocesano e mi fece il vicario episcopale per il sinodo diocesano. Io dissi: eccellenza, ma non sarebbe bene se prima di cominciare a parlare del sinodo cominciassimo a fare un po' di attenzione ai consigli parrocchiali? Dice: no, vedrai che quando avremo fatto il sinodo diocesano cominceranno a funzionare anche i consigli pastorali parrocchiali. Il sinodo diocesano è finito, i consigli pastorali ancora devono cominciare a funzionare. Ecco, entrare nello stile della verifica, della corresponsabilità, del sentirsi tutti partecipi. Ma la Chiesa sinodale, dice Francesco, comincia con l'ascolto. È il mestiere dimenticato, l'ascolto. Comincia, non che nessuno debba parlare, ci mancherebbe, egli parla dell'ascolto reciproco. Ma altro è ascoltare un altro e poi ribattergli per dire il contrario, altro è ascoltare l'altro per cogliere quello che c'è di utile e aggiungere qualcos'altro di bello, di interessante. Per cui sì, quando abbiamo fatto, ormai sto per finire, nella mia diocesi ad Albano, parlo di settembre scorso,
dei laboratori di formazione con i miei sacerdoti, è venuto uno a fare anche dei laboratori, ci dica a fare degli esempi, e ha detto: adesso il problema pastorale che voi dovete teoricamente affrontare è questo, lo disse. Adesso voi vi riunite e a turno parlate tutti quanti dicendo la vostra opinione. Quando avete finito di parlare tutti e tutti hanno ascoltato, fate 10 minuti di silenzio, poi ricominciate da capo e ciascuno deve dire quello che di interessante ha sentito dagli altri e rifate tutto il giro, quello che di interessante ha sentito dall'altro che ritiene più importante di quello che ha detto lui. E quando avete fatto questo giro state 10 minuti ancora insieme e poi quali sono le cose sulle quali tutti noi ci siamo trovati d'accordo, che abbiamo ritenuto più belle? Comunque questo è il metodo degli esercizi spirituali di Rupnik, tanto per togliere ogni ambiguità. Bene, ecco, ascoltare l'altro, l'ascolto reciproco, no? E togliersi dall'idea che è la sinodalità sia laddove si decide. Trovare un accordo e giungere a delle decisioni, anche se con maggioranza, non è ancora, può esserlo, la sinodalità. Possono infatti esservi delle scelte fatte a maggioranza che però non esprimono un convenire, cioè un ritrovarsi, ma un'intesa umana, una convenzione per interesse, una conventicola. Nella vita della Chiesa non esiste il diritto della maggioranza, ma come diceva San Cipriano e anche Sant'Agostino, esiste il diritto alla comunione. Se voi leggete la regola benedettina, vedete che queste norme ci sono nella regola di San Benedetto. Bene, questa è la sinodalità. Concludo. C'è un altro passaggio che non ho detto e avrei dovuto dire, ma siamo agli sgoccioli. Quello che dice così, quel passaggio di Evangelii Gaudium 223, privilegiare azioni che generano nuovi dinamismi, e ho già detto qualche cosa, che coinvolgono altre persone, che le porteranno avanti. E questo è quello che fanno i genitori, no? Costruiscono perché poi i figli vadano avanti, non per tenere sempre, no? Tutto arraffato, tutto, perché il carattere della generatività, della generazione, e capire che è arrivato il tempo di lasciar andare, che è rispettare le libertà degli altri, ma anche avviare dinamismi nuovi, perché saranno occhi diversi, saranno forze diverse, saranno sguardi nuovi, e così è la tradizione. San Paolo scrive: io vi trasmetto quello che ho ricevuto. Ho ricevuto qualcosa, poi lo trasmetto agli altri e poi di mano in mano. Questa è la vita della Chiesa, che è tradizione. O troverete citato, anche per richiamare alcuni aspetti importanti del lavoro fatto in Puglia, un libro di frate Lenzo Biemmi, il quale, quando parla di questa idea grande, bella, capace di riscaldare il cuore, ecco, egli parla per noi di secondo annuncio. E proprio in collaborazione con gli uffici catechistici della regione pugliese ha avviato un discorso di riflessione. Ora, l'ultimo volume di quello pubblicato, poi credo che uscirà quello conclusivo, tratta di questa tematica generativa, di far fare gli altri, di far fare gli altri, di rendere gli altri abili di portare avanti un discorso, no? E questa è la cosa bella che fa un papà, una mamma. Adesso non dico di sapere cucinare,
Io ho mia sorella che cucina molto meglio di mia madre. E ha imparato però da lei come si cucina. E il marito diceva sempre, adesso è morto e non lo dice più, se Gianna, oggi hai cucinato davvero bene, meglio delle altre volte, ma gliel'ha detto per 30 anni. Quindi, lasciar fare agli altri. Gli altri sono bravi quanto me, avere fiducia negli altri. La conclusione è questa, la testimonianza. In Luca leggiamo, nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. È la prima volta che Luca nel suo Vangelo usa la parola testimone, che poi la porta come prima parola negli Atti degli Apostoli. Ora, il significato letterale della parola testimone, in greco è martire, no? Da martius. Il primo significato è essere persone che si ricordano. I testimoni sono quelli che in tribunale dicono: lei dov'era quel giorno? Lei cosa stava facendo? E le devono ricordare. Questa è la testimonianza. Noi non siamo testimoni oculari di Gesù. Questo l'hanno visto soltanto, l'hanno incontrato soltanto i dodici, Paolo. Quelli di questo noi siamo testimoni. Si fece vedere a Cefa e agli altri, leggiamo in prima Corinti. Noi siamo testimoni di una parola che abbiamo raccolta dagli apostoli e non ce la dobbiamo dimenticare, perché dentro quella parola ci siamo tutti noi, cioè quel ricordo è la nostra vita di cristiani. Non siamo come l'artista che va a fare la recita al teatro, beh, la prima è un fallimento, beh, andrà meglio la seconda recita. No, no, col Vangelo se va male siamo perduti noi. Ecco il testimone anche martire che offre, si lascia uccidere. Ora siamo testimoni e la cosa importante è la testimonianza. Quando San Francesco scrive la sua regola per i frati, ce ne stanno degli amici francescani, e la regola non bollata, ai frati che vanno tra i saraceni, tra gli infedeli, dice questa norma: quando voi andrete lì, andate a due, a tre, la prima cosa che dovete fare è vivete in pace, non litigate tra di voi, vivete nella pace, nella fraternità. Poi, quando verrà il tempo e il Signore ve lo farà capire, comincerete a predicare. Proprio come ha fatto Gesù, di cui dice il Vangelo, cominciò a fare e a parlare, ma prima a fare. Ecco, questa è la condizione della nostra testimonianza. Vi leggo un testo di un commento al Vangelo secondo Luca. La memoria di questa esperienza è la condizione della testimonianza. Si riferisce ai discepoli di Emmaus, perché la frase di Luca che ho citato conclude il racconto di Emmaus. Voi che avete fatto l'esperienza di sentirvi amati gratuitamente, condividete con gli altri questa esperienza. Noi siamo testimoni di questo, non di altre cose, di questa esperienza, del fatto di essere stati perdonati quando meritavamo di essere condannati. E occorre parlare al plurale, perché Gesù ci rende testimoni. Fin dall'inizio la Chiesa nasce al plurale, non come esperienza di singoli, ma come comunità che fa tutti insieme esperienza di perdono e viene tutta insieme questa comunità mandata ad annunciare. La testimonianza di fede è fin dall'inizio sempre una testimonianza condivisa, e questa condivisione è il senso profondo e anche la ragione della corresponsabilità. Vi ringrazio della pazienza.